Ciao ragazzi, è proprio il caso di dirlo, che mezzo! Come vedete alle mie spalle c'è una bellissima Porsche appena finita. Vi voglio far vedere mentre scorrono le immagini del lavoro terminato, quello che è stato un ciclo standard della nostra azienda. Chiaramente abbiamo cominciato da un lavaggio fatto con la tecnica due secchi, uno shampoo leggermente acidificato. Ovviamente abbiamo fatto il prelavaggio per scongiurare la formazione di micrografi, abbiamo pulito i cerchi e quant'altro, quindi un lavaggio fatto secondo tutti i criteri del detailing. Poi abbiamo fatto una decontaminazione, in questo caso la macchina è nuova e quindi abbiamo semplicemente fatto un iron remover e dove era necessario un passaggio con un decatramante, un solvente per eliminare il catrame. Quindi diciamo che è stato relativamente più veloce decontaminare una vettura che effettivamente si trovava in uno stato veramente ottimo, essendo appena stata consegnata. Per quanto riguarda la formazione dei graffi, invece c'è stato un pochino di più da fare. Il cliente aveva chiesto una lucidaturina proprio nemmeno one step, perché per lui era già lucida. Secondo i nostri standard invece non lo era, quindi abbiamo fatto, diciamo, un passaggio e mezzo. In che senso? Abbiamo fatto un passaggio con un compound e un tampone medio per rimuovere un buon 80% degli swirl. Diciamo che se guardassimo solo i difetti piccoli abbiamo tolto quasi tutto, però purtroppo qui ci hanno messo le mani un po' di persone, probabilmente anche solo la curiosità di sentire la vernice ha portato alla formazione di tanti segni abbastanza profondi. Quindi diciamo che se guardassi gli swirl li abbiamo tolti tutti. Per quanto riguarda qualche segno più profondo non avevamo il tempo per farlo, però la vernice si conserva veramente molto molto bene. A protezione di tutto abbiamo applicato un trattamento ceramico, quindi nel nostro caso, in questo caso specifico, abbiamo messo il detuner di Only Coat, quindi un protettivo che dovrebbe garantirci una durata di circa un anno. Poi abbiamo impermeabilizzato la capote, quella che vedete alle mie spalle, e insomma siamo davvero soddisfatti del lavoro. Prima di salutarci facciamo un giro attorno alla macchina in modo da farvi vedere il risultato. Se vi piacciono i nostri contenuti, iscrivetevi ai nostri canali, mettete mi piace e fateci sapere cosa ne pensate. Arrivederci alla prossima puntata.